Eccomi ragazzi, qui inizia questo vlog e come appunto ho non so se farò un annuncio prima dell'inizio di questo vlog, o lo farò partire in questo modo, non lo so. Comunque, sì, è vero, sono stata spesso assente ultimamente. Purtroppo ho avuto tanto lavoro, ho trovato poco tempo libero per girare dei video, eccetera. Però, siccome sono in ferie, da oggi iniziano le mie ferie, ho deciso di fare qualche vlog, magari farvi vedere i posti che andrò a visitare, perché fra qualche giorno parto. Nel frattempo si sta nuvolando e comunque lo so che non è un bello spettacolo perché ho messo una maschera. Io non faccio quasi mai maschere, però oggi ho detto dai, devo fare una maschera e devo impegnarmi più nell'applicazione delle maschere. Qui vi faccio vedere la mia camera, che è proprio praticamente è un caos, c'è il letto da fare, la roba da sistemare, è tutto un po' un caos che magari non riuscirò a sistemare oggi. Sicuramente devo sistemare. E niente ragazzi, magari vi lascio ci rivediamo dopo con qualche altra chiacchiera e il proseguimento di questo vlog, eccetera, eccetera. Se mai lo caricherò, non lo so. A dopo. Ragazzi, ho di nuovo sembianze umane. Allora, ho tolto la maschera e adesso vorrei applicare una crema idratante, non lo so quale, perché in questo periodo ne sto utilizzando diverse. Sto utilizzando per esempio questo siero dell'IDEA, questo che è il siero viso antietà azione urto con argan e non ho gli occhiali e dattero del deserto, che è questo qui, mi piace tantissimo. Però non lo so, volevo utilizzare un'altra crema un po' più idratante, perché questo sì è idratante e liftante, però lo volevo lasciare per la sera da abbinare un'altra crema idratante. La notte infatti sto utilizzando questa invece di Dr. Scheller, che è argan e amaranto, cioè olio d'argan e amaranto. Infatti in genere utilizzo il siero dell'IDEA più questa crema. Invece per il giorno credo che utilizzerò nel mio cassetto, ora se sì, riesco a farvi vedere il mio cassetto pieno di creme, questa nuova crema di Caloderma Bio all'estratto di rosa. Dovrebbe essere con estratti di rosa, ha un inci buonissimo. Infatti ve ne parlerò sicuramente in un futuro video. Questa è la confezione, è carinissima. Questa l'ho trovata in offerta da Questapone a circa 5,90 euro. Questa è quella idratante. Sì, idratante, c'era anche quella anti-age. Infatti magari adesso, come smaltisco un po' di crema, penso che magari acquisterò quella. Comunque vado ad applicare la crema e poi sono in fase sistemazione armadio. Ho dato una pulita al mio armadio e poi dovrò sistemare tutti gli abiti. Non so cosa ne uscirà fuori. Ci vediamo tra poco. Bye. Ok ragazzi, sono in pieno riordino di felpe, maglioni, magliette. Qui per esempio tutte le magliette estive, qui ce ne sono altre da piegare e riporre, perché perlomeno quelle che non utilizzo più. E poi ho catalogato, cioè ho diviso le cose in felpe da casa, felpe per uscire o sportive. La roba che dovrò eliminare per ora è quella. Qui ci sono tutti i pantaloni, tutti quelli invernali, sportivi e insomma meno sportivi, e questo è il mio armadio. E quindi purtroppo non ho l'armadio in camera, ma ho l'armadio qui nell'andito. In camera ho semplicemente questo comò, dove ci sono questi cassettini, dove qui ho
parte tutta la roba da sistemare, comunque calze, reggiseni, mutande, eccetera. E poi comunque, ecco, altro cassetto, qui è la roba della palestra dedicata, purtroppo sta anche cadendo a pezzi questa cassettiera, con la roba dedicata per lo più alla palestra, vedete, eccetera. E niente, vi lascio quando, insomma, ancora un po' riordinata, perché come potete vedere è un po' tutto sotto sopra. Ci vediamo dopo. Ragazzi, la situazione procede bene, sto piano piano sistemando. Come potete vedere, l'armadio è quasi a posto. La parte di sopra ho messo comunque i capi un po' più elegantini, questi così. Sulla destra ho messo le maglie con le sbracciate, che comunque utilizzerò con dei blazer o con dei capispalla. Qui ho messo le maglie a maniche, comunque a tre quarti. Qui le camicie. E alla fine ho messo due felpe che volevo, tipo questa la volevo a portata di mano. Invece questa, entrambe prese da Piazza Italia. Questa invece, come potete vedere, l'ho lavata ed è comunque sgualcita. Quindi la voglio tenere appesa in modo da non sgualcirla ulteriormente. Poi ho sistemato i vari cassetti. Qui comunque ho messo tutti i pantaloni sulla destra, quelli un po' leggerini. E invece sulla sinistra ho messo le sciarpe che ancora non è ora di utilizzare. Poi, secondo cassetto, ho messo tutti i jeans più le sciarpine, quelle molto più in cotone leggero. Terzo cassetto, che è un po' pericolante, ho messo i pigiami, li ho sistemati abbastanza in ordine. E poi l'ultimo cassetto ho messo le maglie estive che non utilizzo più qualche collant che vabbè adesso comunque non utilizzo perché ancora non fa freddo. Comunque piano piano ce la stiamo facendo, guardate le grucce che ho eliminato. E poi il problema è, sono allora vabbè, le borse che ora vado a sistemare nel ripiano lì sotto. Poi il problema sono tutti i pantaloni e le felpe, quella che vedete lì in terra è la roba da eliminare, più questo mega scatolone dove ho vabbè, lì c'è un plaid, in più ho tutte le felpe in pile. Il problema è che tutte queste felpe in pile mi occupano molto spazio, quindi stavo pensando di eliminare quelle che insomma no, non utilizzo, comunque sono vecchie eccetera, di tenermene giusto 2 o 3. Ora vedo un attimino, perché veramente lo spazio è quello che è. E poi qui ci sono altre borse, la borsa Armani che ahimè ho usato praticamente solo un giorno, cioè, che poi all'interno non mi ricordo cosa avevo messo per darle la forma. Adesso andiamo a vedere. Sicuramente ecco altre borse che adesso vado a sistemare. E niente, ci vediamo dopo quando questo divano avrà preso le sembianze di un divano. A dopo. Eccomi ragazzi, siamo giunti ormai quasi al termine di questo decluttering e riordino. Come potete vedere, sono rimaste semplicemente delle felpe, dei maglioncini che mi devo sistemare, ma ci metterò pochissimo perché poi tra l'altro li sistemerò lì, vedete, in quello spazio vuoto. E in più tutti i maglioncini che avevo qui dentro questo scatolone li ho riposti in questo cassetto, messi in questo modo, vedete? E mi è stata molto molto utile perché in questo modo li ho fatti stare tutti, ed è un metodo che ho potuto scoprire grazie al video di Little Snake 90. A me piace tantissimo come fa il video, perché comunque vi fa vedere anche come organizzare sia la postazione che insomma l'abbigliamento eccetera, e quindi ho copiato proprio il suo metodo. E sicuramente dovrò fare
un altro decluttering, perché per esempio questo maglioncino qui rosa non lo so se mai lo utilizzerò quest'inverno, perché purtroppo ho preso dei chili, quindi il rosa non mi sta molto bene. Questo invece, dov'è questo, essendo meno in maglina, quindi meno attillato, sicuramente lo sfrutterò. Anche questo per esempio è molto attillato, quindi non credo che lo sfrutterò a breve. Sicuramente dopo aver iniziato la dieta, dovrei dimagrire, quindi riuscirò ad utilizzare qualche cosa che purtroppo adesso non mi ci vedo. Comunque, questa è la sistemazione per ora dei maglioncini. Siamo quasi al termine, ci vediamo dopo. Ecco, ragazzi, praticamente ho concluso la sistemazione. Allora, vedete qui ho messo alla fin fine tutte le felpe che sono in generale le felpe che utilizzo per casa, quindi pile e felpine, insomma un po' così, abbastanza grosse per stare in casa. E qui invece ho messo i pantaloni e dietro ho messo altre felpe per casa che comunque poi magari adesso mano a mano. Anche qui fare una sorta di decluttering. Per esempio, questa felpa è molto rovinata, quindi vediamo se la sfrutterò bene qualche mese quest'inverno e poi la elimino. E poi niente. Allora, sono rimasti questi maglioncini, più che altro sono delle maglie che non so che cosa veramente farmene. Non lo so, per esempio, questa presa da Te Zenis l'anno scorso ha vedete. Una specie di non so, di questo dettaglio che va a tornare il collo, che sinceramente a me non piace, non mi sta bene. L'avevo acquistata, ma boh, non lo so, un punto di domanda. Poi ho questa credo che la terrò, sono un po' in dubbio perché insomma mi è un po' piccolina adesso. Mi è sempre stato un po' piccolino, però io l'abbino con una canotta sotto, è molto carina, vedete, mi piace tantissimo, mi dispiace liberarmene, poi è comunque nuova, sicuramente la tengo. Poi invece ho questa, una maglia che mi aveva regalato mia suocera, però non ho usato forse sì o no una volta, non lo so, non l'ho mai sfruttata e poi insomma mi dispiace anche eliminarla perché comunque è un regalo, però non lo so, anche questa ci devo pensare. E poi credo che eliminerò anche questa maglia presa da Bershka anni fa. L'ho sfruttata tantissimo questa, devo dire. Il problema è che c'era un buco. Adesso non mi ricordo se era qui o dall'altra parte. Mio padre me l'aveva cucita e aveva utilizzato il filo blu invece che il filo nero. Ora non ricordo da che parte era. Comunque credo che anche questa l'eliminerò perché insomma il nero è anche un po' sbiadito. Insomma, non la utilizzo e niente, ragazzi. Per questo decluttering è tutto. Ora eccomi. Vi volevo salutare anche se insomma non ho una faccia bellissima. Anzi, sono proprio struccata. Ecco, ora c'è un po' più di luce. Sono proprio struccata. Ho finito insomma questo mega decluttering. Adesso vado a ritirare i panni stesi, metto un'altra lavatrice e anche lì sicuramente avrò qualcosa da eliminare, vediamo. E niente, vi farò sicuramente in questi giorni che sono a casa registrerò video. Per esempio, voglio fare il video determinati, così elimino un po' di confezioni vuote che ho. E poi vi voglio aggiornare un attimo. Ah, praticamente avevo già registrato il video del progetto smaltimento, però l'avevo fatto col cellulare, non mi piaceva, quindi credo che girerò il video del progetto smaltimento. E poi magari qualche altro vlog in questi giorni che poi tra l'altro fra qualche giorno non dirò niente, non vi dico niente, parto fuori, quindi farò qualche video. Se riesco mi porto la videocamera, perché comunque insomma è una cosa che ho e voglio sfruttare appieno. E niente, ora mi vado a fare una bella doccia e lavare questi capelli. E niente, vi mando un bacio grande, ci vediamo alla prossima.